Renato Scanu, che salutiamo. Buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno a te Ugo, caro Ugo Bulgarelli, insomma di buon mattino. Ben trovato. Allora, le ultime novità sul Carbonia, grazie Renato. Sì, insomma, le ultime novità in queste ultime ore, si sta lavorando con il direttore sportivo colombino sempre all'opera per portare a Carbonia i calciatori, insomma, che dovranno vestire nella prossima stagione la gloriosa maglia del Carbonia Calcio 1939, che dovrà affrontare un campionato importantissimo, quello del nazionale dilettanti. Dopo 30 anni, lo ribadiamo, il Carbonia affronterà nuovamente le formazioni anche d'oltremare, quindi si andrà a giocare nella penisola, soprattutto nel girone del Lazio e della Campania, con le altre formazioni sarde che compongono appunto questo campionato, fra i quali insomma spicca soprattutto la Torres. Per quanto riguarda il tecnico, caro Ugo, insomma è stato presentato il mister Mariotti, che guiderà nella prossima stagione il club bianco-blu. Dice testuali parole: amo la Sardegna, mi mancava il suo sud. C'è un ex collaboratore di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus alla guida del Carbonia, 58 anni, veterano della Serie D, Marco Mariotti, e da alcuni giorni il nuovo allenatore della formazione bianco-blu, che ha conquistato la prima delle serie nazionali dopo una cavalcata che era trionfale sino al blocco dettato dal Covid. Era comunque davanti della formazione avversaria, il Castiadas, di ben 6 punti, e con la Coppa Italia tra l'altro in cascina. A Carbonia ha messo piede pochi giorni fa, proprio durante un sopralluogo degli ispettori della Lega Nazionale Dilettanti allo Stadio Zoboli, al centro di una partita a tratti pure polemica tra il club e il comune per i famosi lavori da compiere, partita che prelude ad un buon esito. Ma al tecnico Mariotti, veterano della D con 12 anni di fila in varie panchine, ultima quella della Torres, ora interessa l'esito del campo. Insomma, il mister lo ha detto chiaro e tondo: voglio una squadra anche garibaldina, una formazione composta da giovani che però giocano al calcio e si devono mangiare l'erba, devono correre velocissimi, devono essere tecnici, insomma abbinati a giocatori di categoria. Il Carbonia, con il DS colombino, chiaramente alla ricerca dei giocatori che possano vestire nella prossima stagione la maglia bianco-blu. Insomma, arrivano notizie di interessamenti per giocatori provenienti dalla Torres, ma ovviamente i nomi ancora non li facciamo perché non sono ufficiali, per cui attendiamo chiaramente la convocazione da parte della società per dare i nomi effettivi dei giocatori che arriveranno a Carbonia. Intanto c'è anche la notizia oggi sull'Unione Sarda del collega Giampiero Marras, un bravo giornalista di Sassari. Io lo avevo anticipato anche nei giorni scorsi. La società, ieri ho ricevuto una chiamata, insomma ha smentito questa notizia, però ancora oggi insiste l'Unione Sarda con questa notizia. Insomma, nel Sulcis arriva anche Tore Pinna, l'ex portiere bandiera rossoblu, firma oggi come vice allenatore. Insomma, dovrebbe essere lui, insomma, Tore Pinna, 347 partite con la maglia della Torres, a fare il preparatore dei portieri, e come vice allenatore di Marco Mariotti, che l'anno scorso era proprio nella società sassarese. L'ex portiere rossoblu spiega all'Unione Sarda: sarei voluto restare a Sassari, ma non abbiamo trovato l'accordo col presidente Salvatore Secchi. Non faccio polemiche rispetto alle scelte societarie, dico solo che non è un addio ma un arrivederci. Sapete tutti quanto questa maglia, quella della Torres, dice, sia nel mio cuore. La scelta di Carbonia, prosegue ancora il giornale L'Unione Sarda, è per certi versi sorprendente per Tore Pinna, che mai si era allontanato dalla provincia, visto che ha giocato a Porto Torres e iniziato poi la carriera anche a Castelsardo. Insomma, è proprio un ex allenatore a Castelsardo, Marco Sapochetti, dice, prosegue nell'intervista Tore Pinna: mi ha sempre parlato bene del Carbonia, dove ha giocato, lo ricordiamo ovviamente, Sapochetti con la maglia del Carbonia, e dice Pinna: l'offerta dei Minerari mi ha convinto. Insomma, lo sapremo certamente, Ugo, si risolverà nella giornata odierna, immagino, questa matassa. La società ha continuato a smentire, ieri ho ricevuto una chiamata, mi hanno detto no, non, ancora non c'è niente su Tore Pinna, e invece oggi l'Unione Sarda esce con questa notizia. Vedremo chi avrà ragione. Io l'avevo già detto nei giorni scorsi che Tore Pinna sarebbe stato il secondo, lo ricorderai bene, del mister Mariotti. Ugo.
questo è tutto per il carbone. Adesso un commento, Renato, per la partita pareggiata sullo 0-0 del Cagliari in casa con il Lecce della Lignano. Sì, un peccato, insomma, il Cagliari ha giocato un buon primo tempo, ha avuto anche delle occasioni da rete, però poi effettivamente Cragno e il palo nel corso poi della ripresa hanno salvato il Cagliari. Il rossoblu a secco di gol all'Arena con Lecce finisce 0-0. Chiaramente il Cagliari ha rischiato con il Lecce di tanti ex, da Liverani a Mancosu, e soltanto ovviamente le parate di Cragno e il palo hanno evitato il KO. L'infortunio di Nainggolan dopo 30 minuti ha cambiato il piano tattico di Zenga, che ha presentato una squadra capace di qualche fiammata, ma a tratti tenuta sotto assedio dai giallorossi. Alla fine ha prevalso la disperazione del Lecce, ricordiamolo, terz'ultimo in classifica rispetto alla voglia del Cagliari di restare agganciato alle prime 10 in classifica. Vediamo un po', anche ci sono delle dichiarazioni per quanto riguarda Zenga, che ha detto a fine partita: accetto il pareggio, è un buon punto, loro hanno avuto occasioni più evidenti. L'allenatore del Cagliari comunque si dimostra soddisfatto per quanto riguarda il risultato ed esalta Cragno, insomma, se lo dice lui, Ugo, uno dei più grandi portieri al mondo, Walter Zenga, 60 anni, allenatore del Cagliari, un tipo simpatico, dobbiamo dirlo, Ugo. Poi qualcuno lo aveva un po' preso in giro, aveva preso in giro anche Giulini quando aveva ingaggiato Zenga, però a me sinceramente è un personaggio che piace ed è molto simpatico, parla molto chiaro, insomma. Intanto ci sono anche le dichiarazioni dell'uruguaiano Nandez, che non ha voglia di andare via, insomma, arrivano voci che probabilmente interessate formazioni importanti della Serie A per Nandez, ma dovrebbe ancora vestire la maglia del Cagliari. Cagliari che si trova ormai con 41 punti in graduatoria, insomma, davanti al Cagliari ci sono il Bologna 42, il Verona 44, il Sassuolo 46, chissà mai che la formazione di Zenga nelle ultime 6 giornate del campionato non tiri fuori qualche altra vittoria e avvicinarsi a quella famosa quota 50 punti, che sarebbe certamente un buon bottino in questa stagione, insomma, così travagliata per la formazione rossoblu, che era partita sprombattuto all'inizio, poi un calo vertiginoso verso il basso, e con l'avvento di Zenga invece, insomma, la formazione cagliaritana si è ripresa. Sai bene, Ugo, insomma, mastichiamo calcio da oltre 30 anni, che le ultime partite di campionato spesso e volentieri le squadre che magari lottano per la salvezza giocano col coltello tra i denti, sono stimolate, e le formazioni magari a centro classifica che hanno già raggiunto la salvezza matematica hanno un altro atteggiamento sul rettangolo di gioco. Staremo a vedere chiaramente per la formazione rossoblu, che andrà a giocare adesso nel turno infrasettimanale allo stadio Marassi di Genova contro un Sampdoria allenata da un mito a Cagliari, qui in Sardegna, lo ricordiamo sempre nel nostro cuore, sto parlando di Claudio Ranieri, tecnico che tanti anni fa portò il Cagliari veramente in alto, dalla Serie C fino alla Serie A, un ricordo indelebile di questo tecnico. Perfetto, grazie per questa sintesi. Allora seguiremo naturalmente passo passo le vicende in evoluzione del Carbone a calcio. Intanto io ti ringrazio tanto e ti saluto, ti auguro una buona giornata, Renato. Grazie ancora, Ugo, per lo spazio che vuoi dedicarmi per quanto riguarda lo sport, naturalmente come sempre a tutti i nostri amici e a Ugo Bulgarelli da Renato Scanu la più cordiale buona giornata, la linea che può tornare allo studio. Non so, una ragione.
ragione vera non c'è, lei